I carabinieri hanno arrestato il responsabile dell'incendio che ha devastato il ristorante La Pineta di Piraino. Si tratta di un 42enne di Brolo. La conferenza scolastica provinciale torna a chiedere il congelamento del piano che prevede l'accorpamento di diversi istituti irrisolti. Molti dei nodi non si placano, le proteste. Messina non è una città per lattanti, solo due asili nido sono pubblici, ma San Licandro ha chiuso due giorni fa per lavori di ristrutturazione. Probabile il trasferimento temporaneo all'asilo delle ancelle riparatrici. Snocciolati questa mattina in commissione bilancio i nodi tecnici della liquidazione della Messina Servizi Bene Comune, i consiglieri presenti in aula chiedono numi sulla sorte dei lavoratori, l'amministrazione tranquillizza. Attesi nuovi rinforzi, torna in auge il nome dell'attaccante Cristian Tiboni. Contro il Castrovillari si torna in campo mercoledì 19 dicembre.